Allora, bentornati a questo corso di filosofia su YouTube. In questo contributo video parleremo della mistica. Ora, in perfetta corrispondenza con la crisi della teologia razionale, crisi che, separando la scienza e la filosofia dalla fede, riconduceva la fede a una dimensione puramente spirituale, si ha nel XIV secolo, soprattutto in Germania, un vigoroso rifiorire delle correnti mistiche che, appunto, abbandonando la speculazione o riducendola a una funzione meramente negativa, ricordate, no? La teologia positiva, non, la filosofia con la teologia positiva non può giungere a parlare di Dio positivamente, non si può dire Dio ciò che Dio è. Perché Dio è ineffabile, Dio è irriducibile, quindi bisogna necessariamente andare a procedere per via negativa, come ci aveva insegnato appunto Dionigi l'Areopagita. Certo, correnti mistiche accompagnano tutto il percorso del pensiero medievale, svolgendo una potente azione antitetica, uguale e contraria e polemica nei confronti della teologia razionale. Il principale esponente di questo indirizzo è Meister Eckhart, ma vanno ricordati anche Giovanni Taulero, Enrico Suso e l'olandese Giovanni Ruimsbrock. Ora andiamo a vedere quindi questo Meister Eckhart, quale fu il suo apporto nella speculazione teologico-filosofica. E appunto la sua idea di mistica. Ci teniamo a precisare che questa impossibilità della ragione di dare una persuasiva giustificazione della fede apriva la fede stessa a nuove forme di misticismo, che però sono diverse, saranno diverse, il misticismo di Meister Eckhart e dei signori prima citati. Sarà un misticismo diverso rispetto a quello di Bernardo di Chiaravalle o di Bonaventura da Bagnoregio, di cui abbiamo parlato nei precedenti video che, se non ricordate, andate pure a ripercorrere, a rivedere. Quindi, se da un lato abbandonava ogni preoccupazione di contatto con il mondo, questo nuovo misticismo, dall'altro però recuperava la funzione della ragione all'interno della stessa esperienza mistica. In quest'ottica, che sarà un'ottica molto neoplatonica, si muoverà appunto Meister Eckhart, ricollegandosi al filone neoplatonico della scuola di Colonia. E noi sappiamo che la scuola di Colonia sono appunto Bertoldo di Mosburg, Teodorico di Freiberg, ma soprattutto Alberto Magno. Eckhart elaborò un nuovo orientamento che gli studiosi hanno definito misticismo speculativo, appunto per utilizzare l'abbandono mistico insieme al ritrovamento del speculativo, del logos, della razionalità, e che appunto cerca di individuare a Eckhart con rigore logico i fondamenti della possibilità umana di accedere a Dio. Naturalmente in questo misticismo ci deve essere una, come dire, un'immagine particolare e ben precisa dell'uomo, no? Ogni concezione dell'uomo deve necessariamente corrispondere a una nuova concezione del mondo. Tale misticismo è imperniato appunto sull'immagine di un uomo come un essere che dipende assolutamente da Dio, ma che è in possesso di una facoltà razionale che gli consente di elevarsi a Dio, in quanto Dio è pura razionalità. Ma sarà un elevarsi, un andare, ricordate, no? L'andare dell'anima dalla materialità fino all'uno, no? È un procedere neoplatonico,
sarà un procedere plotiniano. Eckhart dunque, da una parte dice Dio è assoluto, ribadisce l'assolutezza di Dio rispetto alle creature, l'assolutezza dell'infinito rispetto al finito, rifacendosi anche alla tradizione della teologia negativa, quella di Dionigi l'Areopagita. Ma dall'altro considera l'uomo, che di per sé è nulla come ogni altro essere finito, però considera l'uomo capace di riscattarsi dalla nulleitas. E come si può riscattare l'uomo da questa nullità? Si può riscattare attraverso la scintilla divina che risiede in lui, e cioè l'anima. Quindi l'uomo è presente in Dio, cioè il finito è presente nell'infinito, ma anche l'infinito è presente nel finito, con questa, quella che Goethe chiamava la göttliche Funke, no? La scintilla divina, che è appunto l'anima, quindi presente in Dio. Ora, nell'anima Eckhart distingue le tre facoltà, cioè la memoria, l'intelletto e la volontà, no, distingue qui agostinianamente, ma scorge anche un elemento più profondo. Un elemento meno umano e più divino, che appunto designa come scintilla. Tale scintilla è una scintilla dell'intelletto divino presente per via d'anima nell'uomo. Questa concezione richiama la dottrina plotiniana della presenza dell'uno nell'anima, oltre che alcuni aspetti della dottrina araba dell'intelletto, no? Rielaborata Alberto Magno, ricordate tutta la questione dell'intelletto agente, cioè l'intelletto in atto, l'intelletto possibile, cioè l'intelletto in potenza. Quindi Dio è essere e pensiero, cioè Dio si rivela all'intelligenza dell'uomo come una unità di essere e di intelletto, e infatti Eckhart ci dice appunto Dio è questa unione di intelletto e pensiero, perché il pensiero è il fondamento dell'essere di Dio. Eckhart si rifà al Vangelo di Giovanni, che si apre appunto con l'affermazione in principio del verbo, quindi il verbo non l'essere, cioè la conoscenza infatti costituisce la prima perfezione attribuita a Dio, colui che sa, che tutto sa. E Eckhart appunto ci tiene a sottolineare questo aspetto e ci dice, proprio in ciò risiede la possibilità da parte dell'uomo in quanto razionalità di unirsi a Dio. Eckhart ribadisce la differenza di nature tra Dio e l'uomo, anche nella unio mistica, anche nell'unione mistica, in quanto l'uomo è Dio per grazia, mentre Dio è tale per natura. Ma tale concezione, che precorrerà di qualche secolo, di pochi secoli, il protestantesimo, conduce a una relativa svalutazione delle opere, poiché l'unione con Dio viene a coincidere con la povertà, cioè con la rinuncia a tutto ciò che impedisce all'anima di giungere a Dio. Qui ci sono anche, c'è un'eco anche chiaramente francescana. Quando l'uomo, abbandonato il proprio sé, rinunciando a ogni possesso e a ogni pretesa egoistica, ma anche egotica, della conoscenza e della volontà, Dio allora lì, in questo atto d'umiltà, gli è sempre vicino. Egli non deve quindi disperarsi se continua a cadere in qualche mancanza, no? L'uomo. Pentirsi del peccato poi non significa tentare di cancellarlo con penitenze esteriori, ma deve l'uomo dissolversi, la unio mistica deve dissolversi in Dio. Attraverso questi spunti Eckhart eserciterà una vasta e profonda influenza su tutte le correnti mistiche tedesche e in genere centroeuropee del futuro XV e poi anche XVI secolo.